Grazie Presidente, onorevoli senatori, certamente la conclusione che sta prendendo questo dibattito, e mi riallaccio alle parole di chi mi ha preceduto, farà giustizia sulle ipocrisie che si sono assommate su questo tema. Farà giustizia in maniera molto semplice. Vedremo poi col voto chi sta dalla parte della lobby del gioco d'azzardo e chi sta dalla parte dei cittadini. La questione è molto semplice. Non occorrono altri dati, ma ne leggerò comunque qualcuno. 100 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, la terza industria nazionale, 8 miliardi di tasse, il 12% della spesa delle famiglie, che finisce nel gioco d'azzardo, 400.000 slot machine, 6.181 locali ed agenzie autorizzate, 15 milioni di giocatori abituali, 3 milioni a rischio patologico, 800.000 giocatori già patologici, 5-6 miliardi all'anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico. E anche qui prego di non chiamare più ludopatia, chiamiamola col suo nome, azzardopatia, perché qui non si sta parlando di gioco, qui si sta parlando di qualcosa che è vizio e che rovina le persone. Questi sono i numeri del gioco lecito, a cui poi va aggiunto tutto quello che è la sfera dell'ignoto che sta nel sommerso dell'illecito. E allora a fronte di questo noi abbiamo ascoltato il territorio. Questo non è altro che il manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo. Proprio qualche settimana fa in quest'Aula è stato approvato nel decreto del fare un provvedimento che consente, su loro esplicita richiesta, ai sindaci di rimanere seduti nei banchi del Parlamento. Lo hanno voluto, lo hanno preteso, vorrei vedere oggi i sindaci esprimersi in coerenza con questo manifesto, non in coerenza con gli interessi di chi invece sta dietro al gioco d'azzardo. E quasi sempre è malavita o malaffare o comunque cosa slegata dall'interesse delle famiglie. E allora anche qui vedremo la coerenza o l'ipocrisia. Ma diciamo anche una cosa. Noi ci siamo mossi anzitempo perché ascoltando il territorio abbiamo presentato una mozione al 29 del mese di maggio chiedendo una moratoria al governo, chiedendo al governo innanzitutto di frenare la diffusione delle macchinette e delle slot machine che da sole fanno circa la metà di quello che incassa il governo e che mette poi nel proprio bilancio, 7 miliardi di euro. A seguito abbiamo visto presentarsi altre mozioni e abbiamo creduto che ci fosse veramente un'intenzione di porre freno a questo degrado, che non è solo morale, ma è soprattutto, ripeto, economico e sta andando a mettere in grave difficoltà le nostre famiglie. Abbiamo visto presentarsi mozioni da parte di tutti i gruppi e abbiamo assistito ieri a rituali che portano poi o dovrebbero portare a sintesi di buonsenso. Ci è stato proposto di riunificare anche la nostra mozione in una proposta di maggioranza. Abbiamo inserito dentro la nostra proposta di moratoria, ma subito ci siamo accorti che qualcosa non quadrava. E anche qui chiederei la coerenza da parte di quei senatori che si sono detti d'accordo nel sostenere una moratoria per nuove licenze, nel risistemare quello che già c'è prima di andare a dare nuove licenze, nel mantenere fede a quello che si è detto ieri, non nel subire poi il ricatto di chi ricatta il governo per dire che senza nuove licenze non verrà pagata la sanatoria che tiene in piedi il decreto IMU. Questo è quello che deve essere detto e questo è quello che ciascuno deve avere presente quando si andrà poi a votare. Altrimenti gli interessi del Paese finiscono proprio nascosti dietro a quell'ipocrisia che si vuole smascherare. Questo provvedimento per il governo è necessario, mantenere i proventi del gioco d'azzardo è necessario per garantire la tenuta dei conti dello Stato. Questa è una gravissima ipocrisia. Agli italiani bisogna chiedere nuovi sacrifici, ma non sacrifici che siano mascherati poi dal lucro fatto sulle tasche dei meno abbienti. Perché ricordiamolo che quello di cui stiamo parlando non è il gioco d'azzardo che esiste da quando esiste l'uomo. Stiamo parlando di una diffusione capillare nelle famiglie, attraverso punti che si sono diffusi come funghi nei bar e in ogni posto pubblico nel Paese. Questa è una situazione immorale che si è venuta a creare nel Paese non in 50 anni, ma nel corso degli ultimi anni. A fronte di questo chiedo anche ai senatori che siedono qui dentro, che hanno votato quelle leggi che consentono questo stupro del territorio, di porvi fine, di porvi rimedio. Si può ancora fare, ma non nascondiamo il tutto dietro l'ipocrisia di una parola. Impegna il governo a valutare forse di mettere una moratoria. Noi chiediamo una moratoria.
E chiediamo a voi di giudicare se questa non è una valutazione opportuna. Noi riteniamo di sì, ed è una valutazione che viene condivisa da chi sul territorio, il terzo settore, si occupa poi di avere a che fare con coloro che sono danneggiati dal gioco d'azzardo patologico. A fronte di questo chiediamo quindi un impegno. Ovviamente noi manterremo la nostra mozione, chiediamo il buon senso dei senatori e chiediamo ai gruppi di essere coerenti con la loro missione di rappresentanti del popolo. Non chiediamo invece ai senatori di essere sottomessi a quel ricatto che porta oggi il governo a non accettare la moratoria. Chiediamo al Senato di far vedere che la politica può ancora avere un significato nel Paese e che non soggiace agli interessi economici, che come nel caso del gioco d'azzardo che ha causato quell'enorme buco e quell'enorme mancato introito, si sono visti poi ricollegati alla mafia e a tutto quello che è il malaffare e il malcostume che sta dietro. Su questo si vedrà la vera coerenza di questo Senato e dei senatori che qui siedono, con il mandato popolare ricevuto. Qui si vedrà l'ipocrisia e noi saremo coerenti col mandato che abbiamo avuto la nostra gente, perché difendiamo gli interessi a partire dalle famiglie più deboli.